Adama è per noi è stata la morte di un amico, di un ragazzo che era parte della nostra famiglia. Noi abbiamo pensato a lui solo ed esclusivamente perché lui sarebbe stato il primo fruitore di questa casa, perché lui era già inserito un anno fa, aveva terminato le scuole medie, avrebbe iniziato il liceo e avrebbe sicuramente trovato da qui a un anno un lavoro, magari non tale da potergli permettere un affitto. Adam è stato uno sfortunato ragazzo ghanese morto in un incidente sul fiume Archiano in Casentino, in provincia di Arezzo, nello scorso anno. Adesso nel suo ricordo è nata la Casa di Adam, un centro di seconda accoglienza proprio per dare un sostegno a tutti quei migranti che già si sono integrati nel nostro territorio. Abbiamo preso paura l'anno scorso, a ottobre, quando c'è stato il decreto sicurezza, e ci siamo resi conto che i ragazzi che erano ospitati nel nostro centro di accoglienza, soprattutto quelli che in futuro avrebbero ottenuto una protezione umanitaria, non avrebbero potuto avere accesso alla seconda accoglienza, che è lo SPRAR. A quel punto abbiamo deciso di muoverci. Il primo istinto è stato: facciamo veloce, troviamo una casa in cui poter mettere noi i ragazzi. E quindi se non ci fosse stata questa vostra iniziativa, che fine farebbero quelli che magari verranno qui? Ma sicuramente potrebbero perdere quella parte di integrazione e quel pezzo di futuro che si stanno costruendo. Cioè chi, come nel caso del ragazzo che in questo momento è in casa, ha iniziato a fare un tirocinio formativo e come tutti i tirocini formativi all'interno di un'azienda percepisce 500 euro al mese, con 500 euro al mese e un tirocinio formativo con un termine non potrà mai permettersi un affitto. E ci sono altri posti disponibili all'interno? Sono 6 posti in tutto e sono già arrivati altri 2 ragazzi che hanno fatto il colloquio con noi per poterci entrare, perché stanno terminando anche il loro percorso di accoglienza da altre associazioni. Noi non possiamo e non vogliamo, non ci siamo in grado di sostituirci allo Stato. Cioè questo progetto in realtà è semplicemente autofinanziato. Stiamo cercando dei finanziamenti, però abbiamo deciso di attivarci immediatamente prima di riceverli questi finanziamenti. Abbiamo deciso di metterci i nostri soldi personali, stiamo pagando noi l'affitto e chiaramente le persone che ci entreranno sono persone che in parte contribuiranno anche loro. Allo Stato che cosa chiedete d'associazione che è in questo campo? Chiediamo di rendersi conto che l'emergenza non è un'emergenza, diciamo di rendersi conto del valore dell'accoglienza, del valore che ha avuto l'accoglienza dei migranti nel territorio, perché i migranti hanno portato lavoro per gli italiani,